Ecco, con il mister del Flora 92, Miccolo, mi sembra che comunque la prestazione, il passivo è pesante, però i primi 15 minuti, ma anche buona parte del match, avete provato appunto a dare passivo a sì, questo. Diciamo che tanto. I primi 15 minuti la squadra ha retto bene l'urto dell'avversario, che ha una rosa molto buona. Si poteva fare di più, sicuramente in fase difensiva dovevamo giocare a zona, non è stata fatta, abbiamo fatto degli errori individuali e abbiamo concesso gol facile a una squadra che non aveva bisogno di facilitazioni per segnare. Va bene per i ragazzi, sono un po' inesperti, un po' giovani, c'è tanto da lavorare. In un progetto con molti giovani, quindi si vede che comunque sull'anno prossimo potrebbe essere positivo. Sì, diciamo che stiamo lavorando anche per l'anno prossimo. Siamo partiti a dicembre, sono subentrato a dicembre, c'è da lavorare, stiamo cercando di prendere altri ragazzi, insomma, di abbassare un po' l'età media della squadra e prendere ragazzi che già hanno fatto questa categoria per farli crescere tutti insieme sullo stesso livello. Però ci sono ancora i play-out da giocare, no? Sì, ci sono i play-out, abbiamo quel vantaggio che dice, diciamo, il campionato sull'ultima. Vediamo. Poi è un campionato amorfo con tre rinunce, quindi il campionato è particolare, dallo Scauri che si è ritirato, al Morolo che si è ritirato, vediamo come va, insomma. Se noi ci giocheremo le nostre carte nel playout. Prossimo turno in casa il 15 aprile contro il Terracina, che è un'altra squadra che insomma si sta lottando per il posto con sarà dura anche quella. Sarà dura anche quella. In bocca al lupo. Grazie mille, buona giornata.